Benvenuti in questo nuovo video, oggi vi farò vedere alcuni esercizi per migliorare la mobilità e la stabilità della vostra articolazione temporomandibolare. Questi esercizi possono essere usati in problematiche come dolore all'articolazione oppure limitazione proprio di mobilità dell'articolazione stessa. Tengo a precisare che comunque è sempre meglio fare una visita specialistica per la temporomandibolare, quindi potete rivolgervi inizialmente al vostro odontoiatra, fisioterapista oppure osteopata di fiducia. Guardiamo gli esercizi. Esercizio sulla rotazione. Con questo esercizio lavoriamo sulla rotazione pura dell'articolazione temporomandibolare. Per essere sicuri di lavorare sulla rotazione pura del condilo mandibolare, posizioniamo la punta della lingua sul palato, appena dietro ai denti incisivi superiori, e cerchiamo di aprire la bocca. Attenzione, il movimento di apertura non deve essere forzato. Infatti la lingua limiterà l'eccessivo movimento di apertura e garantirà soltanto la rotazione pura dell'articolazione e non la traslazione. Eseguiamo questo esercizio per 5-10 volte. Esercizio per mobilizzare la capsula articolare. L'esecuzione dell'esercizio è molto semplice. Bisogna eseguire un'apertura della bocca partendo da una deviazione laterale del mento. Consiglio di eseguire l'esercizio mantenendo il pollice tra gli incisivi. Se partiamo da una deviazione laterale sinistra del mento, stiamo lavorando sulla capsula articolare destra della mandibola. Esercizio di stretching dell'articolazione temporomandibolare. L'esercizio deve essere eseguito in maniera passiva, quindi posizioniamo il pollice sopra l'ultimo molare. Le dita prendono contatto nella porzione inferiore della mandibola e trazioniamo verso il basso. La bocca deve rimanere rilassata durante il movimento. Esercizio sull'apertura della bocca. Questo esercizio viene eseguito principalmente per aumentare il range di apertura della bocca, che come saprete deve essere di circa 4 cm. Possiamo eseguire l'esercizio in maniera attiva, aprendo e chiudendo la bocca. Una volta arrivati a fine corsa, bisogna mantenere l'apertura per qualche secondo. Oppure, possiamo posizionare le dita a forbice e, una volta arrivati a fine corsa, forzare leggermente l'apertura. Mi raccomando con le dita, dobbiamo soltanto aiutare l'apertura, non bisogna forzare la manovra. Esercizio sulla traslazione laterale. Affinché si riesca a eseguire l'esercizio nella maniera più corretta, consiglio di inserire tra i denti un tubicino di 2 cm di diametro oppure una penna, una Bic, così da lavorare soltanto sulla traslazione, quindi bypassando la rotazione del condilo mandibolare. In alternativa, è possibile posizionare la lingua sul palato, appena dietro ai denti incisivi superiori, e aprire leggermente la bocca. Da questa posizione bisogna effettuare movimenti di lateralità. Consiglio di posizionarsi davanti ad uno specchio e muovere il mento a destra e sinistra. Una volta valutato il lato con minor movimento laterale, il mio consiglio è quello di concentrarsi maggiormente su quel lato. Spero che il video sia stato di tuo gradimento e, se dovesse esserti stato d'aiuto, un like, una condivisione o anche un commento sono sempre ben accetti. Grazie e a presto!